Ognuno può modificare le aspettative del proprio futuro cambiando quello che si è seminato in passato. Certamente, però, non si può cambiare il proprio passato mentre si resta aggrappati alla terza dimensione. Molti, infatti, non scelgono di cambiare ciò che possiamo chiamare i semi piantati nel proprio passato, ma continuano ripetitivamente a vivere lo stesso passato. In questo contesto, è fondamentale sapere che è possibile fare una scelta differente, e quindi avere un diverso risultato futuro. È molto importante comprendere che ciò su cui poniamo la nostra attenzione, sarà ciò che otterremo. Avere ripetuti pensieri ed attorcigliandoci attorno alle nostre emozioni, crea un punto di attenzione in cui la legge di attrazione si mette in opera, per donarci quanto abbiamo focalizzato con pensieri, immagini ed emozioni. Questa dinamica potrebbe riferirsi a qualcosa che desideriamo, ma molte volte è un'esperienza già vissuta, e che non desideriamo che si affacci alla nostra mente. Focalizzato il problema, poniamo ciò che non desideriamo dinanzi a noi, e diciamo, per favore, Dio, non permettere che questo accada di nuovo. La legge di attrazione però non è in grado di discernere, e ricrea senza pecca il nostro presente nel nostro futuro, basandosi sul nostro passato. Ciò funziona perfettamente ogni volta, ma quando comprendiamo questa dinamica, la possibilità di modificare ogni cosa riguardo al chi siamo, diventa possibile. Il passato è costituito da una emozione, o una molteplice serie di emozioni, e da un pensiero, o da una struttura di molti pensieri. Noi tutti abbiamo una relazione con un evento nel passato, una parte di informazione. Per esempio, quando ero piccolo, mio padre era solito urlarmi contro, ed abbiamo anche un'emozione attaccata all'evento, la paura. Quando poi ci troviamo a vivere una situazione simile, abbiamo un'istantanea reazione basata sulla combinazione di un pensiero e di una forte emozione già vissuta in precedenza, e per questo motivo sperimentiamo il nostro passato proprio ora. Questo è il procedimento in cui prendiamo un'informazione o un pensiero, lo uniamo con una forte emozione, e poi lo riviviamo ancora ed ancora, facendo in modo di ancorarlo completamente nel nostro spazio. Tutti riviviamo il nostro passato molteplici volte. Ora, però, nella quarta dimensione, le emozioni esistono solo nel tempo presente, e non possiamo avere un'emozione di ieri, come non possiamo avere un'emozione del domani. Inoltre, nella quarta dimensione si può accedere alle informazioni del passato, portarle nel momento presente, e poi semplicemente osservarle senza accoppiarci alcuna emozione, in quanto si ha l'abilità di discernere che ora non siamo più quelli di prima. La verità è che le convinzioni del nostro passato che manteniamo, raramente sono avvenute nel modo in cui crediamo, ma quando un forte pensiero è accoppiato con un'intensa emozione negativa, la combinazione guida la nostra realtà. Come questo cambiamento di coscienza si dischiude, ci sono moltissimi eventi che vengono strappati via dalla nostra memoria, e dalla nostra coscienza. La prima onda spazza via le convinzioni del passato che sono state proiettate nel nostro futuro, e che affermano, questa è la mia verità, è tutto ciò che sono stato, ed è tutto ciò che sempre sarò. Nella terza dimensione, il passato è sperimentato nel corpo mentale e nel corpo emozionale, ma nella quarta dimensione, il passato è solo osservato, non sperimentato, perché non facciamo più scorrere il nostro passato attraverso il nostro corpo emozionale. Quando possiamo essere stabili nella quarta dimensione, tempo presente, proprio ora, e disaccoppiare l'emozione dal pensiero, possiamo semplicemente percepire il passato, fui sgridato e insultato. Possiamo disaccoppiare la forte emozione che accompagnò questa vicenda, la paura, e semplicemente osservarla come. Nel passato, mio padre mi sgridò e mi insultò, ma io ora non sono nel passato, io sono proprio qui, non devo essere il risultato del mio passato, e non porto con me la dolorosa emozione della paura, nel tempo presente. Quindi, quando noi separiamo l'emozione dal pensiero, l'informazione, la capacità di percepire il nostro passato cambierà istantaneamente. Ogni cosa in cui abbiamo creduto riguardo al fatto di non essere ok, comincia a rilasciare la sua presa su di noi, e i vecchi, pesanti ricordi, sono ripuliti dal nostro passato. Quel dolore che dal passato è stato proiettato nel nostro futuro, è cancellato nello stesso istante. Il cambiamento sta portando via ogni cosa di noi che non siamo.
Incorporare questa semplice abilità di determinare ciò che riguarda noi e ciò che semplicemente è il passato significa permetterci di ricalibrare, istantaneamente, il modo in cui comprendere noi stessi nella nostra vita quotidiana. Questo sono io qui, ed ora, e quello è il passato, che non ha nulla a che fare con me. Nel momento in cui quel punto è determinato, la prima onda ha più spazio per dissolvere chi non siamo e spazzarlo via. La seconda onda, poi, incomincerà ad incrementare la nostra capacità di collegamento tra la nostra coscienza e la coscienza innata del nostro corpo, apportando in noi più luce, più conoscenza, più saggezza e più consapevolezza. Nella 3D, siamo costantemente influenzati dal mondo esterno, che forma i nostri punti di riferimento, prima attraverso un errato tipo di educazione, poi attraverso i mezzi di informazione e la pubblicità. Da qui nasce la necessità di rimettere insieme noi stessi. Così come i ricordi del passato cadono, e i pensieri programmati di chi saremo nel futuro si dissolvono, anche il condizionamento cade. I sogni, i desideri, le speranze e gli obiettivi che avevamo un tempo, non li sentiamo più come veramente importanti. Così come non consideriamo più fondamentali alcune di quelle cose che ci avevano detto essere i pilastri che avrebbero guidato la nostra vita. Questa specifica osservazione è molto importante, perché nel momento in cui rimettiamo insieme noi stessi, il chi non siamo si dissolve, e il chi siamo comincia a brillare. Come il tempo comincia a collassare in un singolo momento presente, molte persone si annoieranno, non sapranno più cosa fare, non sapranno più chi sono, e nulla sarà più importante per loro. Questo stato è molto importante, perché, nel momento in cui dimentichiamo chi siamo, i punti di riferimento vengono strappati via, e con essi, anche tutti i condizionamenti. Tutto ciò sta a significare che ci stiamo muovendo in uno stato della quarta dimensione. Come iniziamo ad interagire in questa nuova dimensione, mentre ci troviamo nudi, e senza condizionamenti precisi, quindi senza stimoli, e senza sapere cosa voler fare di fronte ad una necessità reale, basta che noi spostiamo l'attenzione su quella necessità, e porci la domanda giusta, l'universo, attraverso la nuova energia, attiverà la nostra intuizione, e come conseguenza, cominceremo ad avere qualche nuova idea. Invece dei vecchi condizionamenti, l'universo comincia a darci ciò su cui poniamo la nostra attenzione. Tutto quello che dobbiamo fare è prestare attenzione nel tempo presente, notare ciò che ci viene presentato, e osserviamo cosa il nostro chiedere ci porta. Quella cosa giungerà proprio nella nostra consapevolezza, perché è parte del nostro meccanismo creativo, anziché del nostro meccanismo razionale. Questo comincerà ad accadere più spesso, perché stiamo dimenticando chi non siamo, e ci viene fornita una tavolozza vuota, con cui ricreare noi stessi, secondo i nostri desideri. Dato che molti di noi non sono stati addestrati, né ci è stato concesso il permesso di sviluppare la nostra natura creativa, ora in un certo senso, ci viene restituita la nostra fanciullezza e con essa, l'opportunità di creare. Il cambiamento sta estirpando sempre più cose, come la rabbia, la frustrazione, il risentimento e l'odio. Tutti gli aspetti della rigida terza dimensione si stanno dissolvendo. Nel momento in cui tutto ciò se ne va, si porta dietro tutto ciò che non siamo. Solamente nel momento in cui cominciamo a rimetterci in sesto, ad accedere alla nostra mente superiore, a riconnetterci con la nostra anima, e ad ancorarci nuovamente nel cuore, cominceremo ad attivare il nostro corpo di luce, e scopriremo che potremo scegliere nuove e differenti opzioni. Possiamo scegliere la co-creazione, la compassione, il benessere, la bellezza e l'amore. Cominciamo a trovare il sorriso interiore nel cuore, che è stato dimenticato da lungo tempo, e cominciamo a creare e co-creare insieme alla nostra comunità di amici. Questo sta già accadendo, e continuerà ad accadere. Nel momento in cui si ricostituisce il collegamento tra le nostre parti, l'accesso a chi siamo sempre stati inizia a stabilizzarsi. Noi non solo ricorderemo chi siamo realmente, ma diventeremo ancora una volta ciò che siamo sempre stati. La notevole metamorfosi che stiamo attualmente vivendo è un'eccitante avventura. Nel momento in cui cominciamo a ricollegarci con la nostra parte divina, subiremo una tremenda accelerazione. E ciò che scopriremo ci renderà ancor più elettrizzati.